Mi cade se si registra. Boh. Allora, diciamo che prima abbiamo fatto delle prove generali dove tastavamo un attimo la videocamera nel videofonino, ricominciamo insomma tutto da capo. Nulla, oggi siamo qui nella struttura, nella buona struttura dell'Energy Club a Barcaturo per creare una cosa, penso sia molto importante, una cosa significativa a livello proprio di contributo per questa splendida disciplina che insegno, che è proprio quella di Joseph Pilates. Oggi sono con me con una delle mie allieve più assidue insieme ad altre, Bruna, e gli farò qualche domanda e ci farà un po' capire come mai ha scelto proprio di iniziare questa disciplina Pilates, quindi del metodo proprio dell'omonimo Joseph Pilates, e insomma se ha avuto degli obiettivi. Cercheremo un po' di capire delle cose di come mai lei abbia scelto di praticare questa disciplina. Allora, Bruna, la parola a te, tu sei una ragazza molto intraprendente, una ragazza che comunque ha degli obiettivi ben saldi, ha iniziato ormai, diciamo, siamo a 2 mesi con me questa disciplina. Mi dici un po' come mai inizialmente hai deciso di approcciarti tra le tante discipline proprio a questa che è il Pilates? Allora, a parte tanti dolori fisici, ecco, una bella lungocefalgia, io ho sempre lavorato in sala con gli attrezzi e probabilmente questo è andato un po' a discapito di tante altre cose, anche perché non ero assidua nello stretching, quindi non facevo lavoro di allungamento sui muscoli, però ne sentivo la necessità. E sentendo parlare del Pilates, documentandomi, sapevo che era sicuramente una disciplina che poteva permettermi di acquisire più elasticità nei movimenti, di allungare i muscoli dove appunto ce n'era bisogno. Quindi abbiamo detto che i tuoi obiettivi di partenza erano proprio questi qua, di cercare cose che in sala solitamente non riusciamo a ritrovare, proprio perché comunque, ecco, la sala, si sa, andiamo sempre un po' di fretta e cerchiamo di pompare al massimo i nostri muscoli, di sudare quanto più possibile e di dare magari tutt'altra qualità ai nostri muscoli. Lo stretching, come diceva Bruna, è la qualità del nostro muscolo, è lo stiramento. Quindi senza la predisposizione muscolare, proprio qualitativamente, il muscolo non è capace di contrarsi come magari dovrebbe, non è capace di contrarsi, non è capace di sviluppare forza e di conseguenza non riusciamo ad avere proprio quella fluidità nei movimenti e siamo un po' rigidi, un po' impacciati. Tutto questo ci può portare a delle problematiche nel tratto della colonna cervicale, lombosacrale e tutte quelle problematiche che poi andiamo a riscontrare nelle varie consulenze che facciamo con i nostri allievi. Quindi abbiamo detto che da 2 mesi che Bruna frequenta questo corso, gli obiettivi principali erano proprio quelli di trovare una maggiore fluidità e di stirare un po' tutti i muscoli del suo corpo, e quindi cerchiamo un attimo di capire ad oggi se abbiamo riscontrato dei miglioramenti e se ci sono stati, quali sono stati. Sì, assolutamente sì, anche se sono ancora in crescita, perché mi sento molto più leggera, più elastica proprio nel muovermi e anche i dolori sono spariti per magia, non lo so, ma sono spariti per il momento, spero veramente che non ritornino. Avverto il lavoro che sto facendo, avverto i risultati del lavoro che sto facendo, lo sento su di me e poi sento che fa bene anche mentalmente, perché è un'ora in cui tu sei a contatto soltanto col tuo corpo, un'ora in cui tu impari anche a comandare il tuo corpo in pratica, e mi piace. Certo, Bruno ha detto delle cose che io ho proprio carpito in modo molto proprio al volo, perché comunque Bruno diceva delle cose interessanti. Lei diceva che comunque in questo ritaglio di tempo, in questo spazio, in quest'ora che noi trascorriamo tutti insieme, lei è riuscita ad avere il controllo del suo corpo. Pilates diceva proprio che l'art of technology, quindi il controllo del muscolo, è essenziale per tutto quello che sono le discipline in generale. Quindi se noi siamo atleti amatoriali oppure professionali che ci approcciamo a tutti i tipi di sport, come quello che magari può essere lo spinning, il calcio, il jogging a livello amatoriale, salto in alto, tutte quelle discipline che insomma possono portare a qualcosa di produttivo, il Pilates è essenziale. Perché Pilates sfrutta i 6 principi che sono concentrazione, controllo, centro, fluidità, respirazione,
e precisione dei movimenti, quindi rinforzando la powerhouse, quindi proprio il centro del nostro corpo, addominali, lombosacrali e glutei, noi possiamo avere un'ottima predisposizione per tutte le discipline. Quindi, ritornando a Bruna, abbiamo detto che un po' queste cose si stanno avverando, che lei addirittura è incredula, no? Perché all'inizio aveva dei dolori, delle problematiche importanti, adesso quasi non ci crede. Quindi, anche nelle nostre consulenze, nelle nostre chiacchieratine, insomma, prima o dopo della lezione, lei mi diceva: guarda, io ho quasi paura di fermarmi perché non ci credo, perché magari prima ho fatto altre 1001 situazioni, altre cose per stare bene, però proprio non ci riuscivo. Adesso, grazie a Pilates, insomma, sto avendo dei riscontri importanti. Sto Quindi si sta scartocciando, e questo è molto molto importante. Sarò molto onesto, quest'idea mi è stata proprio, mi è balzata alla mente grazie agli allievi come Bruna e come tanti altri che mi seguono ormai da tempo, perché nelle consulenze mi dicevano sempre: lo sai, io sto molto bene, io grazie alla respirazione, grazie al controllo che ho con la coreografia di Pilates, sto avendo dei risultati molto molto importanti. E quindi avevo un po' pensato: ma perché non portare queste testimonianze, insomma, alla luce di tutte le persone che sono un po' così, ecco, titubanti, stanno tra il provo e non provo, questa disciplina che ormai in Italia ha preso piede in assoluto. E quindi, ecco, questa testimonianza di Bruna e di altri allievi delle strutture che seguo a livello proprio professionale e personale, di dare questa testimonianza è importante, che per me è un contributo molto molto importante. Un'ultima domanda e poi, insomma, chiudiamo, perché andiamo a fare una video intervista a un altro allievo mio che comunque mi segue da quando abbiamo iniziato quest'anno a settembre. E quindi l'ultima domanda che ti vorrei fare, Bruna: ad oggi, se tu mi potessi dire tre aggettivi per il Pilates, che racchiudono proprio tutto il metodo Pilates, quali sarebbero per te? Sì, all'improvviso mi viene in mente rilassante, perché mi rilassa tantissimo, perché un'ora in cui non penso all'altro, mi impegno soltanto su me stessa e mi piace questo. Rigenerante, Rigenerante che anche perché sicuramente mi comunque rigenera. È completo in quanto sento che lavorano muscoli che probabilmente prima non non sapevamo conoscevo, neanche, sì. E insomma, sì. quindi Sento che cose. lavora tutto, me ne accorgo perché, proprio perché provengo da tantissime Anni serie di addominali senza ottenere risultati, tantissimi altri esercizi pesanti, vedo che qui è tutto concentrato, tutto e anni. È bello una immediato. tomografia Sì, intensa che comunque ti sì, può sì. portare risultati che abbiamo sempre E cercato, si lavora, perché quindi si lavora, vuol dire, è tosto, non è poi una cosa sfatiamo. così. No, assolutamente non è Sì, blando, non è sfatiamo leggero. anche quella considerazione che magari persone che non si sono mai approcciate al metodo dicono: magari ci andiamo a fare una mezz'oretta di No. rilassamento, no? Qualcheduno ha anche detto una mezz'oretta di sonno, così tutto in relax. Quindi magari sono persone che probabilmente non hanno mai frequentato i corsi con il metodo Pilates, né a livello base, né a livello intermedio, né a livello avanzato, e tantomeno non hanno fatto i corsi con me. Quindi portiamo la testimonianza di Bruna. Io approfitto per ringraziarla, perché comunque penso che ad ogni modo ha dato un contributo importante a questa causa, e è una testimonianza importante di una persona che vive un fatto reale, e quindi, insomma, lo Sono veramente possiamo entusiasta, lo dico sinceramente. divulgare. Io ti ringrazio, ti saluto e ci vediamo alla prossima.